tante volte guardando questo mondo, vorrei che tu tornassi a ritoccare il cuore, vorrei che le mie mani avessero la forza per sostenere chi non può camminare, vorrei che questo cuore che esplode in sentimenti diventasse collare per chi non ha più mai. Prendi queste mie mani, anelita a farmi amore,
fastidio la luce pure. Oh, allora, mi è piaciuto, ho visto che bravi che sono. Allora, questo effetto chiaro scuro, i giochi di luce, forte, eh? Allora, il senso poi è questo, no? Cioè, in fondo con i vostri figli catechisti, perché bisogna fare un applauso, facciamoglielo più forte ai catechisti, perché voglio dire. Però il senso è un po' questo, no? Che in fondo noi siamo stati bene insieme, abbiamo fatto un percorso, abbiamo fatto tante cose, ci siamo messi un po' in gioco e abbiamo scoperto tante cose, ma è un cammino che è iniziato, ma mica è finito, cioè ci aspetta ancora per tanto tempo. Allora è un cammino che vogliamo fare con voi, con i vostri figli, alla scoperta di un bene grande, di Dio, di questo Dio che ha qualcosa da dire di importante e serio alla nostra vita. E allora, ecco, un piccolo passo. Noi vi abbiamo detto che interrompiamo il percorso del catechismo, ma non si interrompe appunto la vita della fede. Allora, vi invito a prendere sul serio anche questo. I vostri figli, magari, sarebbe bello intanto incontrarci in queste feste patronali che vi ho detto. Sento qualcosa in cuffia. Feste patronali, ma non solo, ok? In fondo laggiù dove c'è quel banchetto, ripeto, ci sono degli avvisi, potete prenderli, anzi uscendo magari prendeteli se non li avete già. Allora, adesso, mica finisce così, non può finire così, giusto? Noi facciamo una piccola preghiera insieme adesso, poi, dopo aver nutrito lo spirito, giustamente, giusto? C'è da nutrire la pancia, ok? Quindi poi ci spostiamo con molta calma, cioè io direi prima i bambini rimarranno.